Ma- Mattia! 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 Bellissimo, è stato tutto fantastico, ringrazio tutti e siamo tutti contenti. Grazie, grazie a tutti. Beh, una grande emozione, però comunque io cercavo a tutti i costi di farglielo piazzare al primo salto in modo che la gara continuava in modo più tranquillo. E tutto ciò è avvenuto, quindi ce l'aspettavamo, quindi noi siamo partiti comunque con l'obiettivo di riportare a casa una medaglia. Di qualsiasi colore avremmo messo la firma, quindi va bene così. Facciala vedere. Il primo salto mi sono partito le corde vocali perché non è che la mia voce questa, avevo capito subito che era un bel salto, per cui già aveva messo al sicuro, non dico la medaglia, però era già un salto importante. No, sapevo che se faceva una gran gara ai suoi livelli poteva aspirare appunto alla medaglia. Lui è cresciuto già nell'atletica sin da piccolissimo, grazie, io sono l'ex atleta azzurro, mia moglie è velocista, io saltatore in alto, lui ha iniziato a fare atletica guardando i fratelli più grandi, quindi è nato sul campo. Lui è molto forte a livello psicologico, che è quello che distingue il campione da quello normale. Vestendo i panni da papà, da atleta, da ex atleta, pensi che lui abbia davvero i numeri per diventare il numero uno, come ormai è quasi scritto, diciamo, sembra scritta la sua... Lui adesso già sta tra i più grandi, per cui è ovvio che ci può arrivare. Cosa dovrebbe migliorare, se può migliorare? Migliorare sicuramente continuare negli allenamenti specifici, e continuare la crescita biologica pure, che ancora deve avere al massimo, perché c'ha solo 19 anni. C'ha tanto, e questo sì. Dopo la vittoria, qual è stata la prima cosa che gli ha detto? Beh, adesso sinceramente non lo ricordo, però ha detto sei stato grande, sei stato fantastico, questo gli ha detto.